Prodotti a Parma? Secondo me tanti, però non saprei quantificare bene una quantità precisa, anche perché non so una quantità di rifiuti, non so qual è il metro. No, non lo so, non sono a conoscenza. Sa quanti rifiuti vengono prodotti a livello numerico? Cioè di tonnellate, non so, assolutamente. All'anno a Parma di preciso non lo so. Circa? Penso tanti. No. Sai quanti rifiuti vengono prodotti all'anno a Parma? No. No, non ho un'effettiva idea. No, neanche io non so, sinceramente. Lei sa dove vengono smaltiti? Neanche quello. Esattamente no, credo fuori Emilia Romagna. Però di più non so dire. In teoria penso che dovrebbe essere smaltiti, diciamo, in queste, diciamo, smaltiti come delle discariche, poi non so se vengono mandati direttamente all'inceneritore oppure se qualche altra parte, magari in qualche edificio di posto, cioè a questo. Okay. Sinceramente no, so okay. Che faccio la raccolta differenziata, ma non so dove vanno. Sa dove finiscono i rifiuti che vengono prodotti dai cittadini di Parma? Credo che per una percentuale vengano fatti una raccolta differenziata. E dopo non sa dove vanno smaltiti? Nei punti precisi, ma ci sono delle aziende che hanno, alcune trattano la plastica, altre il metallo, non so, credo. No, nello specifico no, non lo so. So del, si parla sempre dell'inceneritore, del fatto di farlo, di non farlo e varie cose, però non so proprio nello specifico di cosa stiamo. Presumo qua in zona, però il posto preciso non lo so. Io se non ricordo male so che ce n'era uno, un deposito in Strada Margherita, lì a Baganzola, se non mi sbaglio. Poi di altro non so. E che idea si è fatto di tutta questa questione sull'inceneritore? Un'idea per interesse o non interesse, senz'altro per interessi, sarà aperto o non sarà aperta, sarà. Continueranno o non continueranno. Io so un'idea di quella di un grande inceneritore a Brescia, viene nominato più volte, visitato perché è un'opera che smaltisce tante quantità di rifiuti, magari per il nord Italia, magari non so dove. Beh sì, in pratica mi sono fatto un'idea che comunque con i rifiuti, se venissero smaltiti nel modo corretto e quindi giusto, si potrebbe ricavare qualcosa da quei rifiuti. E non magari farci mangiare solo della gente che tramite quei rifiuti va ad alimentare, che ne so, tipo l'ecomafia o queste cose qui. No, non si capisce, secondo me non hanno le idee chiare molta gente all'interno. Secondo voi ci sono dei problemi relativi ai rifiuti a Parma oggi? Ma io ti dico, per come è organizzata la raccolta rifiuti casa per casa? Funziona molto bene, però ci si trova magari ad avere, quando c'è una quantità di rifiuti considerevole che si deve buttare via tutto in un momento, l'unica rimane la discarica, perché appunto hanno tolto tutti i cassonetti della città e quindi mi sono trovato più di una volta a dover andare in giro per, con la bicicletta e un sacco di rifiuti cercando dove buttarlo, perché... Sì, secondo me è fatto abbastanza bene, però dipende, forse nei momenti di culmine si fa un po' fatica appunto di... ce ne sono sempre meno, quindi. Forse ci vorrebbero dei punti nevralgici più numerosi, che non se la discarica singola e basta, dove poter depositare i rifiuti. Penso che si potrebbe migliorare sia nella raccolta che nello smaltimento. Il mondo dei rifiuti è un mondo estremamente complesso, quindi ci sono anche molti che si considerano esperti non sono. Sicuramente a livello locale, nonostante
per quanto riguarda l'istituzione che rappresento, sono state periodicamente vengono presentati alla cittadinanza i dati sulla produzione di rifiuti, sulle modalità di smaltimento degli stessi. Probabilmente questo è un concetto che non è particolarmente interessante, perché evidentemente incrocia, incontra l'interesse forse di una parte della popolazione, ma non tutta la popolazione, perché comunque le informazioni sono sempre state regolarmente date. Noi facciamo, la faremo anche presto, quella del 2012, una conferenza stampa specifica dove vengono presentati i dati dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, quindi dati che vengono poi pubblicati dalla stampa, dai mezzi di informazione anche online. Però insomma, evidentemente la materia è una materia che non incontra gli interessi generali, perché probabilmente non c'è una grande attenzione. Probabilmente occorre fare di più perché ci sia consapevolezza della complessità di questo problema e uscire anche dalla logica della contrapposizione, dove c'è chi è bravo per definizione e chi è cattivo per definizione quando si affronta questo tema. In realtà il tema dei rifiuti è appunto talmente complesso che al momento, ad oggi, al mondo, nessuno ha trovato la soluzione che potrebbe portare teoricamente alla produzione di rifiuti zero, perché questa è una bella idea che però per essere realizzata richiederà qualche decennio. Nell'immediato noi abbiamo invece una situazione di urgenza legata allo smaltimento, che è un'urgenza quotidiana, perché tutti i giorni occorre che i rifiuti prodotti vengano in qualche modo tolti dalle abitazioni dei cittadini, delle imprese, portati nei luoghi di stoccaggio e di smaltimento, in parte recuperati, però è un'operazione assolutamente complessa. Per cui insomma, sicuramente rispetto alla necessità di fare informazione corretta c'è molto da fare. L'auspicio è che ci sia davvero da parte di tutti la volontà di fare l'informazione appunto in modo corretto e non in modo ideologico, perché questo è quello che è avvenuto e che è quello che probabilmente rende anche questa materia difficile dal punto di vista della sua gestione, anche dal punto di vista della trasmissione ai cittadini della esatta consapevolezza, perché se si manda un messaggio semplicistico della serie da oggi, da domani, entro 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi arriviamo a rifiuti zero, deresponsabilizziamo le persone, perché in realtà per arrivare a rifiuti zero occorre mettere in moto comportamenti che non sono né immediati, e una volta che vengono compresi e nel momento in cui il cittadino ne ha consapevolezza, deve anche mantenere un comportamento coerente nel tempo, perché le azioni positive vanno mantenute, non basta realizzarle, non so, una tantum o avere l'intenzione di farle, ma occorre anche poi dare continuità nel tempo per garantire comportamenti corretti.